Capitolo numero 3. L'India. Il secolo indiano ha visto crescere notevolmente l'economia, ma soprattutto l'India si è data degli obiettivi ben precisi. Trasformare Bombay nella nuova Shanghai. La competizione con la Cina è sempre più evidente, ma l'idea dell'India è darsi degli obiettivi per sviluppare economie ben precise. Amartya Sen ricordava che il nodo cruciale non è tanto capire quanto due società sono diverse, ma quali abilità e opportunità una società può sviluppare per comprendere meglio il modo in cui funzionano gli altri e quindi, in un certo senso, trarne vantaggio. L'India è in crescita economica dal Novecento. L'economia indiana nel secondo trimestre del 2013 è cresciuta del 4,4%, mettendo a segno comunque la peggiore performance dal 2009. L'India ha segnato una crescita continua del PIL del 7,8% nel primo trimestre del 2011 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'economia è comunque in ascesa. Secoli di riforme hanno permesso all'India questi cambiamenti. A cavallo degli anni 60 e 70 si verificò il primo grande rivolgimento o sconvolgimento economico. La selezione scientifica della varietà culturale introdusse in agricoltura una nuova specie di mais, frumento e riso. Così l'India fu in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze alimentari. Dal 1991 in poi l'India cominciò a partecipare all'ondata globale di riforme di mercato, unendosi alla Cina, all'Unione Sovietica, all'Europa orientale e all'America Latina. A metà degli anni 90 l'India diventa il perno di un crescente e florido mercato delle esportazioni di servizi, alimentato dalle nuove tecnologie dell'informazione. A metà degli anni 90 l'India cominciò anche a notare un numero rilevante di tecnici di software di nazionalità indiana nei settori più innovativi. Le università potenziavano le loro strutture e le loro tecnologie e molti degli ingegneri e dei tecnici informatici venivano proprio formati nelle università indiane. L'India stava trasformando eccellenti tecnici e imprenditori nei veri sviluppatori di quella che sarebbe stata l'innovazione tecnologica. Una grande rete di università a livello internazionale, sparsa in tutto il territorio, si sviluppò gradatamente e in poco tempo divenne il luogo ideale per sviluppare software di punta e lavorare per le più grandi compagnie. Nell'immagine, sempre parlando di formazione, si vede l'istituto di formazione universitaria nel quale si laureano oltre 200.000 ingegneri l'anno. Il boom dell'information technology è cominciato in ritardo rispetto ad altre località, ma oggi è qui che le grandi compagnie locali e internazionali vengono a prendere i loro neolaureati. Le università indiane hanno una grande stima, sono stimate dagli altri popoli per riuscire a sfornare grandi laureati, esperti di tecnologie. Ci sono 75 collegi di ingegneria nel Bengala occidentale, e nell'immagine si vede una festa della primavera dell'università fatta per festeggiare i ragazzi che si stanno laureando, un po' nello stile americano, ma rispettando le tradizioni indiane. Si parla di formazione di talenti. L'India forma ogni anno 200.000 ingegneri informatici. È superata solo dalla Cina con 470.000. Gli Stati Uniti sono a soli 70.000 ingegneri. Il processo di formazione di talenti comincia già tra i banchi delle scuole elementari. A 6 anni, infatti, ogni bambino che può permettersi un buon istituto privato o qualche valida scuola pubblica segue lezioni sul computer, lezioni estremamente avanzate, che diventano sempre più sofisticate man mano che i ragazzi accedono ai corsi superiori e soprattutto alle università. Il numero dei laureati indiani supera il numero degli abitanti in Francia. I numeri ci devono far riflettere. Come competere, anche solo numericamente, con una potenza del genere?
Gli sviluppi, sicuramente con il procedere dello sviluppo economico e la progressiva urbanizzazione, numerose distinzioni di casta sono ancora diffuse nei villaggi rurali e vanno perdendo significato nel mercato del lavoro urbano. La democrazia sta sicuramente gradualmente usurando le antiche gerarchie sociali. Non che non ve ne siano, ma sicuramente questo sviluppo economico ha fatto sì che si assottiglino i confini tra le caste e soprattutto che molti poveri abbiano aumentato il loro livello sociale. L'India sta anche insegnando molto al mondo sui vantaggi della divisione internazionale del lavoro e su come questa cambi funzione in funzione delle possibilità tecnologiche. Eccelle per la sua capacità di trarre vantaggio dalle nuove possibilità del settore Information Technology. Crea investimenti di lungo periodo nell'educazione superiore, soprattutto negli istituti a vocazione informatica. Queste scuole di eccellenza sono diventate il perno delle nuove aziende che utilizzano le tecnologie e molte delle aziende multinazionali richiedono proprio personale indiano per le loro ricerche e sviluppi. Bollywood. Sicuramente ne avremo sentito parlare tutti. È il termine nato come fusione ironica tra Bombay e Hollywood. Indica l'insieme di attività cinematografiche di Bombay e dell'intera India. In India, l'industria cinematografica è molto importante ed è la più grande del mondo, perlomeno in termini quantitativi. Nel 2002 sono stati realizzati circa 1200 film. Oggi si parla già di oltre 1700. In India, molti frequentano il cinema. Da un sondaggio è emerso che i giovani vanno al cinema anche 7 volte a settimana, insieme a tutta la loro famiglia. Per loro il cinema è di grande importanza, gli ha permesso anche di conoscere altre culture e altri paesi, e l'industria cinematografica è sicuramente una delle più potenti. Ma l'estetica e la tecnologia si sono unite. Molte delle aziende investono in India e sviluppano aziende e collaborazioni internazionali per portare sviluppo a questi settori. Oltre alla tecnologia, anche il campo dell'estetica è estremamente importante in India, dove vi sono centri estetici più grossi del mondo, in cui lavorano tanti indiani, tanto personale, e in cui si sviluppano tecniche particolari, oltre che sviluppo di tecnologie legate al mondo del benessere e dell'estetica. Anche la moda negli ultimi anni in India è notevolmente cresciuta e diffusa. Si cominciano già a vedere le prime immagini delle modelle indiane con i loro abiti sfarzosi. Il boom delle esportazioni in India si è manifestato estendendosi notevolmente dalle tradizionali attività delle information technology, sviluppo di software base, trascrizione dati e call center telefonici. Ricordiamoci che la maggior parte dei call center telefonici avevano e hanno sede in India, all'esternalizzazione di processi operativi sempre più sofisticati. Le imprese europee ed americane nei settori assicurativo, finanziario e sanitario si affidano sempre di più alle imprese e alle esperienze indiane per abbattere i propri costi. Uno dei più dinamici fra i nuovi settori esportatori è quello delle componenti automobilistiche, ad esempio. L'India sta diventando infatti il luogo di produzione privilegiato da molte delle maggiori case produttrici globali di automobili. Ma volendo fare un piccolo confronto tra Cina e India, mercato e democrazia, senza dare giudizi di valore, ma concentrandosi, come abbiamo detto sin dall'inizio, sui dati. Un sondaggio diffuso fra gli chief executive delle più grandi imprese mondiali, alle quali sono state poste due domande. Dove vede le maggiori opportunità di business? La maggior parte del campione, il 78%, ha risposto che le maggiori opportunità di business vengono viste in Cina, meno in India. Ma se si domanda in quale paese la stabilità politico-istituzionale offre un vantaggio competitivo per le imprese, la Cina scende notevolmente, proprio per l'assenza di democrazia, per la caratteristica della politica del paese. L'India sale al 60%.
Cina e India sono in notevole e continua competizione. Chi uscirà vincente nella gara per diventare il nuovo motore della crescita globale? Indipendentemente da chi affermerà la propria supremazia, una cosa è certa. Da 3 anni a questa parte, sia la Cina che l'India hanno sistematicamente battuto le nostre attese in termini di crescita. E noi dobbiamo concentrarci sull'analisi degli scenari complessi e quindi dei dati. Le due economie si stanno muovendo verso il loro potenziale di crescita di lungo termine molto più velocemente delle stime, creando nuove economie, sviluppando quelle esistenti e sviluppando tipologie di accordi con paesi limitrofi estremamente diversi da quelli del previsto. Investire in India e in Cina ha le sue diversità. Pechino e Shanghai sono i centri economici maggiori della Cina. Sono i paradisi del neoliberalismo. Vi sono tuttavia bassi salari, nessun sindacato, libertà e autonomia di licenziare, poche barriere protezionistiche, tutti aspetti che possono essere interpretati in maniera sia positiva che negativa. In India, Nuova Delhi e Bombay sono le due città dello sviluppo economico. Sono più orientati al socialismo, la legislazione del lavoro è garantista. Il sindacato è così potente che è capace di paralizzare servizi. Le corporazioni locali impediscono però l'apertura di nuove strutture e paralizzano i mercati. La Cina, se la dovessimo paragonare, confrontare con l'India, diremmo che la parte hardware sembra che stia consolidando il suo dominio assoluto come produttore di beni legati alle telecomunicazioni, media e tecnologia. La crescente competizione nei prezzi, insieme con i miglioramenti nella qualità, renderanno il mondo intero sempre più dipendente dalla produzione cinese. L'India è la parte software. Si rafforza invece come leader nei servizi delocalizzati, grazie alla sua superiorità nell'offerta di laureati formati nelle discipline tecnologiche, ma anche grazie alla diffusa padronanza della lingua cinese. Vi ricordo che la maggior parte dei call center americani hanno aperto in India proprio per questo vantaggio con la lingua. Addirittura davano nomi americani ai ragazzi indiani che lavoravano al call center perché quando dall'America si rispondeva alle telefonate, anche il nome potesse non trarre in inganno. La lingua era perfetta e di conseguenza il call center sembrava locato in America. Alcune letture consigliate le lasciamo a voi anche nella bibliografia per approfondire questi due mondi, queste due culture, l'India e la Cina, così diverse ma sicuramente così potenti, così discusse con aspetti estremamente positivi ed aspetti estremamente negativi. Rappresentano anche in certi casi l'eccesso, ma sicuramente rappresentano due potenze con le quali dobbiamo e dovremo relazionarci, soprattutto per quanto riguardano alcune economie, tra cui ad esempio anche il turismo.